Antonio Rock City per DJ Fox Radio nell'articolo 31. Ciao. Un saluto a DJ Fox Radio. Ciao. DJ Fox Radio. Mi dicono che Mirko è disperato perché hai portato via anche le sue, quelle che ha portato col pullman. Esatto. Quale pullman? C'erano due o tre di pullman. Caro Davis, giù ti ricordi? Mirko, io non posso competere. Va bene. E nulla, e attendiamo le canzoni di stasera, le 28 canzoni in gara. Ricordiamo che la canzone regina a ieri sera è Marco Mengoni. Sì. E al secondo posto abbiamo Con la pesce di Martino. Quindi le due canzoni che si sono piazzate nei primi posti nelle due serate per la sala stampa. Stasera comunque ci potrebbe essere il ribaltone, perché ci sarà la giuria demoscopica e quella da casa. Quindi sapete benissimo che i giovani voteranno per tutti gli artisti che diciamo sono rappresentati da loro, come l'Asta Madame, Omakase e compagnia, e Mr. Rain. Comunque non sarà facile per Mengoni, però io penso che sia la canzone che diciamo più ha appassionato, e più comunque il testo, l'interpretazione. Marco è veramente un grande. Certo. Quindi potrebbe già essere un papabile vincitore, ma non sottovalutiamo gli altri, perché io ho visto dei Sanremo dove chi era anche ultimo poi ha vinto. Quindi se guardiamo Mahmood, nelle prime due serate era ultimo per ultimo e poi ha vinto Sanremo. Quindi mai dire mai. Quindi, certo, farcela tutti. Senti, le tue impressioni su Giorgia, che era tanto attesa. Io devo dire, Giorgia, mi spiace, ma delusione totale. Non mi ha stupito, sì, pensavo qualcosa di diverso, però è sempre rimasta sul suo target, sul suo sound, sulle sue canzoni. Quindi no, ma scusate, io sto guardando il video. Qualcosa di più. Sì, scusa se ti pensavo. Sì, vai. Dimmi. No, io pensavo un qualcosa di più innovativo, qualcosa di diverso dalla solita Giorgia, invece la classica canzone che va bene, ci sta per Sanremo, però magari pensavo qualcosetta di più. Però Giorgia la conosciamo, una grande artista e cantautrice, quindi non stiamo a scoprirla oggi di certo. Ha un curriculum, insomma, ha vinto già Sanremo nel 95, se non sbaglio, quindi sì, ascolta, una novellina, ecco. Nel frattempo, mentre io guardavo te a monitor, l'occhio sinistro è andato su un altro schermo dove vedevo Albano che faceva le flessioni. Ragazzi, a 80 anni ieri sì, ha fatto le flessioni sul palco. Io questa scena, sì, perché me la sono persa? Perché Armando dormivi? No, ma scusa, no. Sarò stato distratto, sarò andato a prendermi da bere. Però ragazzi, Armando, mi devi fare un favore. Sì. Riesci a capire quanti anni facevano totalmente loro? Ma i tre, secondo me, era paleozoica. 200 anni superiore 200 anni sicuro. No, ho detto superiori, quindi sì. 8, 80. Di poco, ma secondo me superiamo. Sì, assolutamente. Perché penso che Albano, vabbè, gli 80 è lì vicino, manca pochi mesi, no? Hanno detto 3 mesi. Sì. Gianni Morandi non li ha ancora 80, no. Ma più di 70, sicuro. Più di 70 anche per. Anche 78 per anni, Gianni Morandi. 120. Allora siamo 2,28 più o meno. Sì, secondo me tocchiamo quasi 2,40, se non perché insomma. E 71 dire, Massimo Ranieri. 71, ecco, vedi, siamo 71, andati. È più giovane, quindi. Sì, però che voci, ragazzi. Quindi secondo me questa cosa che Amadeus non lo sapeva deve un po' finire, perché anche diciamo che l'uscita di Blanco dell'altra sera, si dice no, non si aspettavamo una reazione simile, però un pochettino era preparata, quindi ormai io penso che poteva intervenire. Io dico solo questo: ci sta che uno possa sbagliare, un ragazzo e tutto, e anche Blanco poteva comunque dire non sento, rifacciamola, tante cose potevano fare. Non senti nulla, questa è la cosa brutta. Davide, hai tanta gente intorno, prova a vedere se qualcuno vuole dire qualcosa. Posso? Vieni. Abbiamo qua allora un ragazzo. Digli che sei in diretta con DJ. In diretta su DJ Fox Radio, una radio comunque di Milano, di Cologno, insomma abbiamo tante sedi. Volevo chiederti, secondo te, la canzone più bella di Sanremo che hai ascoltato? Probabilmente quella di Mengoni, sicuramente. Come altre canzoni? Ma è stata bella anche quella di Madame, probabilmente. E a me è stata anche quella di LDA, anche se non è molto alta in classifica in questo momento. Quindi Mengoni la fa da padrone, ragazzi. La Mengoni, anche sì. Quanti ne hai, giusto? 21.
21 Senti, anni digli da dove viene, di Savona, di Savona o è lì da per il festival? Genova. Ah, Genova. È qui per il festival. Ok. È sulla nave. Ah, bene, sulla nave. Quindi abbiamo trovato, sì. Comunque anche tra i giovani Mengoni, quindi è tutto dire, ragazzi. Vabbè, senti, ma lui ha visto i festival dei tre, invece, visto che è un giovane, questa è una cosa che dalla voce di un giovane, sapere cosa pensa dei tre re di ieri sera, una sua impressione da giovane. Mi chiedono la tua impressione su Albano, Morandi e Ranieri. È stato bello sentirli e sono sempre dei magnifici cantanti. Bene, quindi vedi, arrivano comunque a tante generazioni. Bene, lo ringraziamo. Prende tutti. Grazie. Buona permanenza sulla nave, grazie. Sì, ma anche i giovani. La fata padrone tra i ventenni, ragazzi. Quindi uno pensa Lazza, Madame, Mr. Rain, invece arrivano anche questi artisti che sono, diciamo, un po' più di un'altra generazione. Anche se Mengoni è giovane, non è che stiamo parlando di un dinosauro. Senti, vedo anche gente sulla panchina. Vammi a cuccare quelle persone sulla panchina, dai, che sentiamo un po' di impressione. Vieni. Chi si aspetta che vinca? Lei per chi tifa? Secondo te chi sarà il vincitore? Non voglio guffargliela, però Mengoni. Tutti sono su Mengoni, ragazzi. Allora, invita Giulia a giocare al Fanta Sanremo. Se vuoi giocare sul nostro sito al Fanta Sanremo, www.djfox.radio.com, però poi ti diamo tutti i vari nostri bigliettini, così lo puoi fare. Grazie mille dell'intervento. Grazie. Grazie. Bene, vedi che ecco, anche io. Comunque Mengoni è la farfadone, ragazzi, io non lo so. Beh, insomma, perché ascolta, io qualsiasi donna che sento le donne, sai perché Mengoni? Sì, vabbè, è bravo a cantare, però dicono è figo, allora la vince facile. Sì, ok, no. Grazie Davide. Buona permanenza, buon proseguimento. Ragazzi, buona diretta. Ciao a voi. Ciao. Ciao. Oggi è una bellissima giornata. Ieri sera abbiamo assistito alla seconda serata del festival. Oggi il vento è sempre forte, il mare è sempre mosso, ma la temperatura è un po' più clemente, quindi si sta un po' più caldi. Gigi ha deciso di cambiare la sua carriera e di fare il cameraman, e quindi è fuori con la telecamera che sta facendo un po' di riprese. Abbiamo avuto pochi minuti fa Nick e Francesco Renga che hanno fatto un saluto che poi vedrete questa sera sui social, ma purtroppo non hanno potuto fermarsi per l'intervista perché avevano altre interviste in scaletta, quindi non siamo riusciti, diciamo, a trattenerli più del tempo. Stavano di un saluto. Andando in sala stampa al casino. Ah sì, esatto, perché hanno la conferenza. Sì, sulla quale poi ci aggiorna Mirko, perché lui questa mattina è lì in sala stampa con gli altri giornalisti. Adesso va bene, io cedo il microfono intanto a Luca. Peraltro complimenti al ragazzo che ci ha portato il telefono, che l'ha trovato per terra, insomma. L'onestà diciamo, alla fine, no? Però è la cosa bella. Sì, no, queste sono cose ci sono ancora che ci fanno ben sperare. È vero? È vero. Quindi ragazzi, cosa vi piace di Sanremo? Ditemi. Ma allora, prima del tuo piacevolissimo arrivo, abbiamo introdotto il discorso dei tre big che hanno cantato ieri sera. Insomma, adoro. Ragazzi, adoro. Non ce n'è. Ma non ce n'è, bravo. Cioè, nel senso, i giovani d'oggi veramente dovrebbero, con una carriera davanti, dovrebbero proprio prendere spunto da... Sto dicendo una cosa banale, però prendere spunto da... Non è banale. Da loro, dei... secondo me, sono nati in un'era, in un'epoca dove c'era veramente l'apprezzamento della musica e la canzone italiana, no? Quindi questa... ho 50 anni, 60 anni, non so quanti anni di carriera hanno ciascuno. 50 almeno anni, 50 almeno tutti 50. Ma Morandi, cioè, quando ero piccola i miei mi facevano in Australia, mi facevano sentire Morandi. Vabbè, Albano a maggio fa 80 anni. Massimo Ragnone, mia mamma rose rosse, mi ricordo, in Australia. Sì, cioè, sì. Ma Albano stesso, con cui ho avuto l'onore di collaborare, sono artisti veramente da esempio, un esempio, come tanti artisti come Orietta Berti, Lazzanicchi, con cui anch'io ho avuto a collaborare, hanno un modo di presentarsi, ma anche di cantare le proprie canzoni con questa passione, con quest'amore che
È quello chapeau. Perché si sono proprio divertiti loro, si vedeva dal vivo. Sì, sì. Essere se stessi, perché ogni artista ha la propria personalità. Io ho visto lì tre grandissime personalità con un background musicale importante. È bellissimo, è stato veramente uno show e secondo me potrebbero fare una bellissima tour insieme, una tournée insieme, sì, sarebbe, sì, ma anche mondiale. Secondo me la gente andrebbe proprio a occhi chiusi. Ma stai scherzando? Ci stanno anche pensando, secondo me, secondo perché me sì. Hanno già parlato di un'altra reunion per il compleanno di Albano, che a maggio appunto compirà 80 anni. Ecco, esatto. L'unica cosa che mi ha fatto sorridere è stato lo spegnimento delle quattro candeline, ognuna su 20 anni, no? Ogni torta aveva ogni torta aveva il 20 sopra, quindi erano quattro candeline per quattro ventenni. Sì. Però il problema è che non si fanno gli auguri in anticipo, cioè ma è uno show, no? È uno spettacolo. E quindi ho detto strano che Albano si sia prestato, che non sia superstizioso, scaramantico, sì, certo, no? Però certo. Va bene. Comunque però, è stato pazzesco perché una potenza vocale, e poi sembrava che avessero cantato insieme da sempre. Ma e invece questo in realtà è, no. La musica è proprio quella, quando si uniscono dei professionisti di questo calibro. Non c'è bisogno di essere concorrenti l'uno con l'altro. Avvicinati un pochino al microfono. Sembra tutto uno. Sì, è tutto così, perché la musica unisce. E secondo me non hanno neanche provato, ti dico la verità. Secondo me hanno provato quando non c'era Massimo Ranieri, però quando si sanno le proprie canzoni. Sì. Diventa una cosa naturale, non c'è tanto da provare, è più per l'orchestra naturalmente. Sì, esatto, le medley, certo, le canzoni, certo. Proprio la track list, no? La scaletta, quindi secondo me sono stati grandi, è bravissimo Amadeus e chi ha pensato a metterli insieme, penso Amadeus e tutto il suo team favoloso, di metterli insieme e presentare uno spettacolo pazzesco, mondiale, perché ricordiamo che Sanremo va in tutto il mondo, Roy International dappertutto, e in Australia lo seguono tantissimo, i miei pure in primis, quindi bello, bello, bello. Sì. Allora, intanto ci conosciamo, abbiamo la cantante. Sì, che bello essere qui innanzitutto, piacere, Alessia Di Renna. Alessia. Nicola Ferro. Tu suoni? No, io faccio il vocalist. Vocalist? Ciao, buongiorno. Aspetta. A tutti, io sono Pasquale Massio Giovanni, il bassista. Antonio Sessa, buongiorno. Cosa suoni? Tastiere. Leonardo, ecco. Amato, batteria. Batteria, perfetto. Allora, il gruppo si chiama? Bit90, ci trovate sui social come bit90_s, sia su Instagram che Facebook con questo nominativo. Di dove siete? Noi siamo del Cilento, piccola porzione, esatto, della Campania, bella bella. Dove esattamente? Vallo della Lucania e dintorni, quindi molto vicino al mare, a Scea, dove sta lui, Palinuro, Marina di Camerota, bello, bello. Beh, insomma, Palinuro è il posto dove è stato scoperto Jovanotti dalla moglie di Cecchetto. Sapevate questo? Noi siamo vecchi, queste cose le sappiamo. Ma quante ne sai? Noi siamo vecchi. Tu sei vecchio e saggio, tra l'altro. Io... Nella discoteca il lanternone di Palermo. Vedi. Allora, voi fate musica anni 90, no? Come me nasce? Voi siete tutti molto giovani, come nasce questa passione? Siete forse neanche nati negli anni 90? No, sì, siete nati negli anni 90. Ci portiamo bene, no? No, esatto, come dice il mio collega, ce li portiamo bene. Io sono proprio del 90 e in realtà, avendo un fratello più grande, sono proprio cresciuta con la musica anni 90. Ascoltavamo la dance e vi racconto un aneddoto. La nostra sveglia al mattino era Gigi D'Agostino, quindi come non amare gli anni 90. Allora vi faccio una domanda a testa, cioè mi spendete tutti quanti. Qual è il pezzo che ha segnato più forse la vostra adolescenza o infanzia degli anni 90? Ma oddio, più che pezzo, un artista, per me Alexia ha una voce straordinaria e credo che sia una delle artiste meno comprese. Ma cantaci un pezzo di Alexia a cappella, così vai, improvvisa. Il bello della diretta, il bello della diretta, vai. Quella che faceva Think about the way that we live today. Think about the way how some people play. Think about. Ragazzi, voi siete cubisti, non so se brava, avete capito. Brava. Dovreste spogliarvi. Invece? Sì? Beh, il pezzo, quello là che sta tornando un po' più di moda, è Free From Desire. Quindi è quello bellissimo, lì che sta caratterizzando. Esatto. Bene.
Io vado sul pop italiano. Il mio primo brano che ho suonato con il mio primo gruppo da piccolini, 50 Special. Quindi oh. Vabbè, questo no, è un evergreen, un evergreen, un evergreen. Torniamo. Vabbè, per me anche io amo il pop italiano, per me 883 sempre e per sempre, quindi 883 tutti. Mancavano, mancano loro quest'anno a Sanremo, tra i Miles. Children di Robin Miles. È la colonna sonora. Children è fantastica. Sì, sì. Benissimo, mi dispiace che noi eravamo già adolescenti, già Mauro guida probabilmente, sì, però insomma siamo giovani dentro, anche se non si direbbe. Mancano gli 883 questa, no, cioè sì, di tutte le reunion e i ritorni prestigiosi a Sanremo non ci sono, cioè sono tornati anche gli Articolo 31, sì. Si sono riuniti, quindi insomma peccato. Ragazzi, ci volete cantare qualcosa di dove? Ma allora tu canti, ho capito. Ma loro cosa sono? I bodyguard? Cosa fanno? No, io volevo capire, cioè, se sentiamo anche loro cosa fate? Cubisti? No, dai. No, loro suonano abbiamo detto il basso, la batteria, insomma, tutti hanno i loro strumenti. E da quanto suonate insieme? Noi in realtà suoniamo insieme da circa 7 anni, però questo progetto è nuovissimo, nasce nel periodo di lockdown, quando in un momento di pausa avevamo bisogno di un attimino di una sferzata di energia e ci siamo insomma buttati sulla musica dance anni 90, che è poi la musica che accomuna tutti quanti noi per gusto, ma soprattutto quello del pubblico, nel senso che è una tipologia di musica intramontabile e credo che piaccia un pochino a tutti, giovani e più adulti. Ricolleghiamoci con il Davids, aspetta. Davids! Ehi ragazzi, eccolo! Allora, mi sembra di Mr. Ray l'ho incontrato ieri. Lei no, dai, veramente! Mi sono preso anche una gomitata del bodyguard, ma ce l'ho fatta. Ecco. Ma senti, io mi sento un po'. Il gomito ho preso anche lui, no? Ma è gentilissimo, eh. Guardate che adesso si vede magari da casa, ma loro sono disponibilissimi. Sono i bodyguard che tendono a comunque a portarli via, non so, sembra che li ammazziamo, non lo so, però certo. È un po' esagerato, va bene. E la security qua l'accettiamo, però mi sembra un po' esagerato. Comunque mi sento un po' Emilio Fede con Paolo Brosio inviato. Ecco, sì. Guarda questo, sei un... Guarda, lo ma lo no, sai, eh. Collega, ti ho sempre stimato, Lele. No, allora, pensa se al tuo posto... Pensa se al tuo posto ci fosse stato il Premier, cioè il nostro Armando. Tu pensa a Lele che cosa gli avrebbe detto? Mangiavo. Non volevo essere nei suoi panni. Però, David, ragazzi, io la devo dire una cosa. Io non le dico mai le cose carine perché sono fatto così. Però, David, dovete sapere una cosa. Allora, ha un pregio. Che non è come non è come potete vedere la gioventù, non è, però no, è tenace nel senso, è uno che si impegna, ce l'ha messa tutta, è riuscito ad andare a Sanremo, si impegna a fare le cose, gli vengono bene, riesce a contattare la gente, è una persona estremamente educata e gentile, è la persona adatta, questo per farvi capire perché non siamo andati noi, cioè a me a Sanremo cioè succedeva che correvo nudo sul palco probabilmente, perciò questo è un complimento rivoltato, bravo, guarda che riesci bene, eh? No, ma è vero anche perché, cioè, tu hai questa capacità e io sono ben felice che sei tu uno degli inviati, perché sei una persona che comunque riesce ad entrare anche nelle corde della gente con la tua educazione, la tua conoscenza anche musicale, grazie. Perché ricordiamo, grazie mille. Che lasciate stare la cosa, te la invierò spesso quando ma aspetta perché dai. Non è ancora finito, ricordate queste parole anche quando sentite la sua classifica, purtroppo non è quello che sentite, c'è anche di meglio di David, cioè, è questa la sua parte migliore. Hai capito, David? Non ho già capito dove parare. Senti, ma stasera dici un po', tipo, adesso cosa farai? Come si svolgerà la tua serata? Niente. No, non dire, non dire cose porno, Nel posto della situazione vedremo un po' il festival e ascolteremo anche le canzoni in gara. Le riascolteremo perché saranno tutte 28 stasera. Certo. Ottimo. Dimentichiamolo. Tutto d'un fiato, e quello che ci interessa proprio di più di tutto è, ma il dopo serata... Cioè, com'è? I locali, le feste? La gnagna. Qui non si finisce mai, sai qual è il problema? Che fa freddo. Questo è il problema. Cioè, nel senso... Ah sì, qua
pallele ce n'è di tutti i gusti, dalle more, le altre basse, piccole, bionde, c'è di tutto, quindi... Ecco, boh, abbiamo sconfinato in un programma da maniaci, io lo sapevo che andavamo a parare lì. Ma lo sapevo, tu mi hai chiesto, mi dici, io sono imposto. Dai, che siamo stretti coi tempi, che dobbiamo chiudere il collegamento, che sennò qua salta tutto. Abbiamo quasi finito? E allora ti dico, va bene, mi raccomando domani di ascoltarci dalle 13 alle 15 nella nostra postazione. Certo. E davanti al casinò, quindi aspettiamo chi vuole venire a salutarci, chi vuole venire a sentire un po' di buona musica e vedere queste belle facce. Ritiro tutto quello che ho detto su di te, l'anno prossimo voglio andare io a Sanremo. Ti ho fatto venire la voglia adesso, dai. Ciao David, un abbraccio, buon lavoro. Ciao ragazzi, buona serata, buon programma, a domani su DJ Pop. Ciao, un abbraccio. Ciao belli, ciao, buona serata. Ciao. Grazie. Ciao, buona serata a voi, ciao.